Allora, riprendiamo l'analisi del dimensionamento degli accoppiamenti albero-pozzo da quello che abbiamo visto nella lezione precedente. Eravamo arrivati fino a definire la metodologia di dimensionamento a compressione e a taglio della linguetta. Noi in realtà nel definire queste formule abbiamo fatto delle approssimazioni, e le approssimazioni sono dovute al fatto che noi, nel considerare il taglio in quelle formule che avete visto prima, abbiamo supposto il taglio costante, abbiamo preso un valore medio che era fondamentalmente la forza risolaria. In realtà il taglio è una distribuzione un pochino più complicata, però per i fini del dimensionamento della linguetta va bene l'ipotesi che abbiamo fatto. Poi ci sono linguette particolari che vengono utilizzate per condizioni di carico, per esempio se la coppia torcente che devo trasmettere è un po' più alta, posso pensare di metterne due. Oppure posso pensare di mettere dispositivi diversi che adesso andremo a vedere nella lezione di oggi. Un'ultima questione, le verifiche di resistenza sulle linguette li possiamo fare con le classiche formule che conosciamo del momento torcente, e quindi basta eguagliare la coppia torcente che io ho sull'albero di trasmissione con la forza a taglio sulla linguetta, e quindi sono in grado di dimensionare anche la linguetta a taglio. Se per esempio siamo in una condizione abbastanza comune in cui il materiale con cui è fatta la linguetta è la stessa di quella con cui è fatto l'albero, in particolare si ha che la larghezza B della linguetta è circa un quarto del diametro dell'albero e la lunghezza della linguetta è circa una volta e mezza del diametro dell'albero. Quindi grosso modo questi sono parametri su macchine comuni, diciamo così. Poi chiaramente volta per volta più complicato è il meccanismo che io sto progettando, in quei casi io dovrò andare a fare io delle verifiche sulla linguetta, su quanto deve essere lunga, su come far leggere i carichi e via discorrendo. Ovviamente ci possono essere poi una serie di disposizioni diverse a seconda di quello che io voglio andare a calentare sull'albero. Avete scritto, posso? In pratica, per esempio, posso pensare di fare un'unica linguetta che mi tiene calettati sull'albero tre componenti contemporaneamente. Poi ovviamente metterò online sulla pagina docente tutte queste slide qui che avete visto, okay. Mi pare che non ci sia. Li metterò oggi stesso, li metto online, quindi li potete scaricare direttamente questi. Altro tipo di linguetta che è molto usata soprattutto per esempio per calettare ruote dentate è la linguetta a disco. Questa perché viene utilizzata? Perché consente di avere, vedete qui dove c'è la cava più alta, dato che il taglio è funzione del raggio rispetto al raggio dell'albero, di avere degli sforzi un pochino più bassi, anche se per effetto dell'intaglio qui i KT sono più alti per il tipo di intaglio che è stato fatto. Non è un caso, per esempio, come vedete, che l'albero in genere, quando c'è questo tipo di linguette, viene fatto di diametro maggiore, il diametro viene maggiorato e assume magari quell'andamento conico che vedete in figura, perché vedete qui il taglio è più alto, è più profondo e quindi la sezione resistente dell'albero è diminuita. Altre linguette particolari sono riportate qui. Ognuna di queste ovviamente è contenuta su tutta una serie di normative che sono quelle che vi ho citato la volta scorsa e che potete trovare anche qui nella nostra biblioteca, perché ci stanno, tra l'altro ci stanno anche le norme in PDF, quindi li potete scaricare direttamente in PDF. E queste volta per volta ovviamente si sceglie la tipologia di linguetta da applicare in funzione ovviamente delle coppie da trasmettere. Come vi dicevo, per coppie un pochino più importanti è meglio utilizzare i profili scanalati invece delle linguette. Questo perché, avendo più denti in presa, avendo uno spessore di per sé già aumentato dell'albero, consente una maggiore sicurezza e soprattutto la possibilità di trasmettere una coppia maggiore con minore scivolamento.
In genere, per esempio, questi sono utilizzati sui cambi di velocità, sugli accoppiamenti albero-elica, se per esempio qui c'è montata un'elica, ad esempio, o sugli attacchi delle barre di torsione, che sono fatti proprio in questo modo, gli attacchi delle barre di torsione. Sono così o sono zigzagati. Questo serve ovviamente per garantire elevato centraggio, come vi dicevo, e coppie elevate. Questo perché? Perché voi avete una serie di denti in presa che sono fatti in questo modo. Ovviamente poi la tipologia del disegno dipende dal tipo di accoppiamento che sto realizzando, ma fondamentalmente è simile alla trasmissione che forse avete visto a meccanica delle macchine sulle ruote dentate, perché la pressione che si deve generare è più o meno la stessa. Ovviamente queste non sono dei denti da ruota dentata, sono denti un po' più piccoli. È possibile comunque dimensionarli tenendo conto di tutti i parametri che vedete qui, cioè del diametro interno dell'albero, del diametro esterno della dentatura, dell'altezza del dente e del passo. Per cui questi sono i parametri che si tengono, di cui si tengono, tiene conto sulla, nel dimensionamento. Qui li ho elencati grosso modo. Di solito anche questi vengono sempre acquistati da fornitori specializzati che producono quella buona sostanza, quindi la producono e la verificano e ne garantiscono l'affidabilità, ne garantiscono quindi anche la durata a fatica. In realtà, volendoli progettare, quello di cui bisogna tener conto sono ovviamente la pressione ammissibile di quella del materiale, che è la resistenza a compressione del materiale, ovviamente, sulla superficie di contatto, la lunghezza del dente, il risalto, quanto è lungo, poi abbiamo l'altezza del risalto depurato dagli smussi, quindi è un'altezza diciamo indicativa del dente, quella che io utilizzo nei calcoli, il numero di questi denti che ho fatto, ovviamente il raggio medio, che è il raggio della corona circolare, ovviamente, che interessa, un coefficiente di utilizzazione delle superfici che generalmente si trova tabellato o indicato sulle normative, e poi la sollecitazione tangenziale massima ammissibile sull'albero. Nel senso che io per il dimensionamento dell'albero ho definito una tau, che è legata ovviamente alla coppia torcente, perché la formula è sempre la stessa, tau uguale a 16,8% pi greco di al cubo, e quindi in funzione del diametro dell'albero, in funzione della coppia torcente, so qual è la tau massima che io posso trasmettere, che deve essere inferiore alla tau limite del materiale con cui è fatto l'albero, corretta con eventuali coefficienti di sicurezza. Lo abbiamo visto tante volte, quella è la tau massima. Quindi come faccio a calcolare con questo la resistenza? Ovviamente adesso vedrete una serie di formulazioni, a me interessa soltanto che capiate il concetto di questo, perché poi in realtà come al solito le formule che utilizziamo sono sempre le solite, quelle del momento torcente e quelle del taglio. Quindi se andiamo a giocare un po' con quelle dimensioni che avete visto prima, l'altezza indicativa, diciamo, che viene utilizzata nei calcoli, la famosa H, è data dal diametro grande, che è il diametro esterno, quello che comprende anche i denti, meno il diametro interno, che è quello dell'albero, meno due volte lo spessore del... Vi ritorno, torniamo un attimo dietro, S è questo qui, eventuali smussi, per cui H è dato da questo diametro esterno, vedete, da questo diametro esterno meno questo diametro interno. Torniamo alla formulazione, meno due volte per l'eventuale smusso che avete visto. Il raggio invece viene dato come un quarto, che sarebbe di grande mezzi più di grande mezzi, di un quarto della somma dei diametri. La forza tangenziale massima che il risalto può supportare quant'è? Sarà la pressione per l'area. Se il dente è alto H ed è lungo L, la faccia su cui agisce F
è L per H l'area, quindi la sigma di compressione, cioè la P ammissibile per l'area, come avete visto per le linguette, mi dà la forza che agisce sul dente. Per avere un'uniforme resistenza della trasmissione, cioè la trasmissione uniforme su tutti i denti, ovviamente questa deve essere moltiplicata per il numero dei denti che è disponibile, per il raggio medio, per un coefficiente di utilizzazione che vedremo adesso quanto vale. Quindi il momento prodotto, cioè la coppia ammissibile, la coppia torcente, questo di solito noi lo usiamo, lo chiamiamo T quel CT, vabbè, comunque sapete bene che la coppia torcente ammissibile è dato ovviamente dalla pressione di la compressione ammissibile sul materiale, la lunghezza del dente, l'altezza del dente, il numero dei denti, il raggio medio definito come qui, e questo coefficiente che adesso vedremo quanto vale. Posso andare avanti? Se teniamo conto di queste relazioni, si arriva con una serie di passaggi dove ho posto per semplicità il parametro n come pi greco su 2 omega, il parametro k come pi ammissibile su pi ammissibile. Lasciate perdere i passaggi, concentrateci su questo, che è quella che mi serve per dimensionare. Che cosa mi dice questa formula qui? Che il rapporto tra la lunghezza del dente e il diametro dell'albero è uguale a un parametro m che moltiplica il rapporto di due parametri, 1 è omega e 1 è k, che sono, questo fondamentalmente è un parametro che dipende da questo omega, e k invece è un parametro che dipende dal materiale, perché è il rapporto tra la P ammissibile e la tau ammissibile, va bene? Dal materiale e da eventuali coefficienti di sicurezza. Quindi, volendo scegliere la lunghezza di questi risalti, quanto devo fare i lunghi denti per trasmettere una determinata coppia, conoscendo il diametro dell'albero, posso derivare questo se ho disponibili quei coefficienti m e omega che vedete riportati lì. Adesso vedremo quanto valgono e come si determinano. Se io ho z denti, trovo la lunghezza L, che la lunghezza del dente, o se volete del mozzo, che è il mozzo che va sul dente. Quindi la lunghezza del mozzo con z denti e con diametro interno dell'albero D per avere uniforme resistenza su tutto il collegamento che ho utilizzato. Il coefficiente omega è funzione della geometria del profilo. Io qui ho riportato queste norme che sono recentemente sono state aggiornate, quindi bisogna vedere quelle nuove. Comunque queste si trovano anche nella nostra biblioteca giù, per cui basta andare a vederli. E su queste norme è riportato il coefficiente omega che devo andare a utilizzare, la stessa cosa per mk. Vi faccio un esempio qui, in cui sulle condizioni, in funzione delle condizioni di accoppiamento fisso, scorrevole non sottocarico, scorrevole sottocarico, con natura delle superfici, quindi sul tipo di trattamento che è stato fatto, in genere sono sempre trattamenti di indurimento superficiale, ovviamente, ci viene dato il parametro m, che è sempre che va da 2,85 il massimo a 1,75, quindi quello è il parametro m, e il parametro k da utilizzare nel caso 1 e nel caso 2, dove il caso 1 è carico costante, senza vibrazioni, ottime condizioni di funzionamento, lavorazione molto precisa. Il caso 2 invece è carico variabile, vibrazioni, cattive condizioni di funzionamento, lavorazione molto precisa. Quindi
il caso 1 e il caso 2 ovviamente differiscono fondamentalmente dal tipo di carico, dalle vibrazioni e dal tipo di lavorazione. Per cui io questi ce li ho tabellati, il diametro D lo conosco, facilmente determino la lunghezza L che mi serve per avere l'uniforme resistenza del collegamento che io ho realizzato. Se queste conformazioni non ce le ho, mi devo mettere a tamponare. Ma fortunatamente in genere, poiché questi sono componenti che vengono per la maggior parte dei casi venduti da costruttori, questi parametri sono disponibili. Nei progetti particolari me li devo andare a determinare. Altro elemento di collegamento che vediamo, poi ci fermiamo un attimo, sono le chiavette. Queste sono, rispetto alle linguette e ai profili scanalati, sono quelle che non hanno molta capacità di trasmettere coppie elevate. Questo perché le chiavette lavorano, a differenza delle linguette che lavorano per pressione sulle facce, queste lavorano per attrito, perché vengono incastrate tra questa superficie e questa superficie, vengono incastrate in questo modo, quando uno dei due, l'albero o il mozzo, gira, per attrito impone la rotazione alla linguetta, alla chiavetta, che per attrito fa ruotare l'altro componente. Quindi chiaramente, perché si basa sull'attrito e non su pressione sulle facce, la capacità di trasmissione della chiavetta rispetto alla linguetta, di trasmissione di coppia, è inferiore. Se qualcuno ha mai smontato qualche Vespa, la maggior parte dei collegamenti sono fatti con le chiavette, che lì non ho coppie importanti da trasmettere. Le coppie importanti vado a fare il profilo scanalato. Chiaro? Anche qui le tipologie sono, come per le linguette, dritta o arrotondato, addirittura con il nasello, per cui sono fatte in generale con una piccola pendenza, con un nasello, e spesso facilmente montabili. Se non so se avete visto mai qualche volta montare, il meccanico montare queste cose, praticamente li batte col martello e inserisce. Non è una pratica sempre corretta, però effettivamente questo è facilmente montabile. È vero che non trasmetto grande coppia con la chiavetta, ma è facilmente montabile e smontabile. Anche qui per il dimensionamento bisogna tener conto del tipo di forze in gioco. Qui la disposizione delle forze rispetto alle linguette è diversa, perché è attrito. L'attrito, l'avete visto a fisica, è la forza normale per il coefficiente di attrito, giusto? La forza tangenziale che si sviluppa è la forza di pressione moltiplicata per il coefficiente di attrito delle superfici. Quindi queste sono le forze che noi abbiamo. F, che è il coefficiente di attrito, per P. E sono queste che trasmettono la coppia. Per cui la P risultante che io posso scrivere, se considero la pressione uniforme, ovviamente anche qui sto facendo delle approssimazioni, è data da che cosa? Dalla lunghezza della chiavetta L per la sezione, perché l'area che è a contatto è quella di sotto, quella di sopra della chiavetta, se volete, giusto? Quindi l'area dove agisce la forza di pressione, P0, è la lunghezza della chiavetta che è dentro la lavagna per questa larghezza B. Per cui vedete, se questo gira in questo modo, per attrito trasmette la rotazione alla chiavetta, e la chiavetta poi, sempre per attrito, fa ruotare il mozzo, o viceversa. Quindi vediamo un pochettino come dimensionarla. La P deve equilibrare ovviamente la coppia torcente, che è sempre 16 pi greco. Scusate. La coppia torcente, che ovviamente mi dà sempre una tau, che è 16 momento torcente pi greco più alto, come l'abbiamo sempre scritto. Qui sorge un piccolo problema. Per il fatto che gli organi sono in rotazione, la risultante delle forze P, poiché la distribuzione di pressione non è uniforme in questo modo,
ma a questo tipo di andamento, le due risultanti, da un lato e dall'altro, non sono lungo l'asse, ma hanno una certa eccentricità. Capite bene che questo genera un momento fluttente, di cui bisogna tener conto. Perché sorge quella eccentricità? Se io spingo di qua e spingo di qua, questa tende a ruotare, giusto? Questa coppia qui deve equilibrare questa rotazione. Chiaro? Ecco perché questa. Per cui la mia coppia torcente, che è data da F per P, deve essere equilibrata da questa coppia, dove l'eccentricità è la metà di F per H. Che vuol dire? Come viene fuori questo? Come viene fuori questo? La coppia F per E, questa. Questa è F per E, deve equilibrare F per P, giusto? P vale, quindi? Forza? Come faccio a trovare questo? Questa coppia qui, come braccio c'ha H, giusto? E la coppia F per P. Questa coppia qui, come braccio c'ha 2E. 2E per P deve essere uguale ad F per P, per H, giusto? Se eguagliate le due coppie, che devono essere uguali, P e P se ne vanno perché sono le stesse. Vi resta 2E uguale ad F per H. Quindi E è uguale a un mezzo F per H. Chiaro come viene fuori quello? Per il dimensionamento, e poi ci prendiamo un attimo, per il dimensionamento, se tenete conto delle altezze dei diametri riportati in figura, posso fare queste operazioni. Le forze eccentriche li posso sostituire con una forza che agisce in mezzeria e un momento che compensa il fatto che io ho spostato la forza. E quindi posso scrivere che P per E è uguale a mezzo P F per H, e l'avevo trovato, era proprio un mezzo F per H, l'abbiamo detto prima. Se poi vado a fare l'equilibrio dei momenti, delle forze riportate in figura, vi trovate, vado direttamente alla soluzione, poi facciamo i conti passo passo al solito degli esercizi, vi trovate che la coppia massima trasmissibile è funzione, capite di cosa è funzione, poi la formuletta la scriviamo dopo, perché quello è la cosa più importante. Anche perché, come vedete, se L è maggiore di 1,5 D, in genere non si fa nessun calcolo. Se la lunghezza della chiavetta è quel valore lì, in genere non facciamo, dove D è il diametro dell'altro, no? Qua l'ho chiamato D grande, sempre di piccolo di più.
Quindi come la coppia massima trasmissibile funziona nel coefficiente di attrito della pressione, della larghezza della chiavetta, della lunghezza della chiavetta e del diametro dell'albero. E quindi è proporzionale alla pressione P0. La P0 è la pressione di forzamento, cioè la pressione che io ho generato quando ho incastrato la chiavetta tra i due componenti. Più è alta la P0, più è coppia massima posso trasmettere, fino a un certo punto ovviamente. E poi si danneggia la chiavetta, si danneggiano gli altri ordini. Per cui ci sarà un momento in cui poi le superfici scivolano e la coppia non la trasmette più. Va bene? Questo è il dimensionamento. Tutto quello che abbiamo detto finora si può riassumere, è più o meno riassunto in questa figura. Nel senso che, come vedete, ci sono vari esempi di collegamento. Qui questa puleggia è collegata all'albero con una spina. Ho forato la puleggia, ho forato l'albero, ci ho infilato la spina dentro. Qui ho usato, qui il cuscinetto è stato mandato a battuta e viene tenuto da un anello esterno al cuscinetto. Qui invece la ruota dentata è stata allettata sull'albero con questo tipo di linguetta. Qui invece addirittura c'è un collare che è stato messo con delle chiavette al nasello ed è stato addirittura avvitato al mozzo. Qui ancora una, qui addirittura invece questo cuscinetto è stato messo a pressione. È un collegamento forzato. Quindi nessun oggetto di collegamento, ma semplicemente a pressione con l'aggiunta. Va bene? Quindi tutto quello che abbiamo visto serve ovviamente a collegare, a calettare gli organi sull'albero di trasmissione, che è la parte fondamentale che vedremo domani, riassumeremo alcune cose sugli alberi. Ci fermiamo un attimo.